Salve ragazzi, oggi vi propongo una riparazione di un Nokia 3320, dove andremo a sostituire semplicemente il flat, accensione, spegnimento, volume, fotocamera e il flat per il collegamento e la ricarica, siamo tutta la base. Lo facciamo perché non lo ripariamo, lo facciamo sostituire, o meglio, lo sostituiamo noi perché costa veramente poco, ecco. Quindi conviene a sostituirlo nettamente. Andiamo subito su questo Nokia, lo apriamo, magari con questo, apriamo anche con le mani, ma. Eccolo qui, RM modello 1320, RM994, eccolo. Noi abbiamo già smontato le viti, questo usiamo sempre come riempimento nel guscio dei telefoni, così non va perso nulla. Ecco, questo va tolto. Cosa facciamo per prima? Prima lo andremo a spegnere così, facendo massa su questo pulsante qui, così, magari sarebbe meglio con cacciavitino, così, dopo ci dice spegni, usciremo, ok, lo spegniamo. Una volta che il telefono è spento, scolleghiamo tutti i vari flat, tra cui anche quello della batteria. E qui troviamo questo classico biadesivo che va tirato in questo modo, piano. Ok, no così, perché va via. Ok, quindi adesso ci rimane da scaldare il perimetro per scollare la batteria. Solo che prendo il fono, basta poco, giusto che si riscalda, 200-300 gradi massimo. Mi raccomando, il flat scollegato di sempre. Volevo fare una diretta su YouTube, ma sul telefono ricevo troppe notifiche, quindi non sarebbe stato il caso. Eccolo qui, siamo quasi. Una volta fatto tutta questa operazione di riscaldamento, prendiamo il nostro sesamo e andiamo a fare un po' di leva qui nell'angolo dove vi è anche un pezzetto di plastica che sarebbe più opportuno appoggiarsi direttamente qui. Ecco. Questo si vede facilmente perché tanto non è come iPhone che ce n'è tanto, ecco. Ce n'è solo una strisciolina al centro. Ecco, fare una pressione omogenea su tutto il perimetro. Così. Se non viene via, riscaldate un altro po' o provate da un altro angolo. Deve venire via da solo quasi, eh? Dobbiamo apportare poca pressione. Controlliamo qui sotto. Oh, come vedete qui c'è questo bianco. Andiamo a premere qui. Se non viene via, altro po' di calore. Così. E facciamo leva qui alla batteria, in modo tale che facciamo un minimo sforzo appena si scalda un po'. Si scollegherà da solo, quindi qui lo tiriamo in tiro così con un po' di calore. Vedrete che viene via da solo. Gradi, mi raccomando, non di più.
Quindi per non andare a rovinare la batteria, lavoriamo su questa pellicola bianca che c'è all'interno, come se la vorremmo tagliare, diciamo, ecco, senza tagliare la plastica. Quindi su questa qui dobbiamo lavorare, su questa pellicola qui. D'altra parte ce n'è un'altra, ma facciamo così e andiamo a fare poca pressione e a lavorare sempre su questo pezzetto all'interno. Biadesivo, gomma, come lo volete chiamare. Come vedete, spingendo su questo biadesivo bianco riusciamo a non rovinare la batteria. Vedete cosa intendo. Diciamo che si è un po' lesionata, ma non una batteria a rivestimento, però di poco, ecco, anche se magari può sembrare di più. Ecco, una volta fatto ciò, questa la rimuoviamo, perché quel pezzetto nero sta qui sotto. Allora sarebbe da smontare la scheda madre, la possiamo fare anche così. Ok, una volta tolto questo, andiamo con la rimozione del flat. Io cercherò di fare tutto veloce, se no il video diventa lunghissimo. Non faccio calore perché già l'ho fatto per la batteria, quindi reputo opportuno il calore che ho fatto poc'anzi. Ecco, sempre aiutandovi con qualcosa, andate a pizzicare sotto, così, niente tirate, così non strappate il flat per un eventuale smontaggio che magari dovete fare qualcosa. Ecco, così, tutto così, togliamo questo. Questo sarebbe il flat del tastino accensione, fotocamera, bilanciere volume e quant'altro. Ok, una volta scollegato questo, forse anche prima era meglio togliere il cavo dell'antenna, io lo faccio con l'unghia e fare così. Qui porta questo, come vedete, qui toglierlo, sganciarlo da tutti i gancetti, questo possiamo rimanere così. Una volta fatto questo, sempre con questo ci aiutiamo a spingere al di fuori tutto questo. Non so se si vede, ma ecco, così lo spingiamo e lo spingiamo. Ecco qui, quindi questo è tolto. Adesso, siccome dobbiamo cambiare anche la basetta, togliamo anche questo qui da qui. Io lo faccio con l'unghie. Ok, mettetelo sempre in posizione come l'avete tolto, così dopo lo rimettete subito facilmente nella stessa posizione. Allora, questo qui siamo tutto in diretta, quindi non taglio nulla, mi raccomando, eh. Ok, qui porta dei fermi di plastica, guarda se si muove la camera, e li andiamo a togliere come così. È anche un po' incollato, quindi facciamo leva qui e alziamo qui. Ok, siccome che è un po' incollato lo prendiamo da dietro, vedete qui c'era un po' di biadesivo, prendiamo da dietro e va via da solo. Ora cosa ci rimane da fare? Mettere questo da una parte, quest'altro pure, prendere quello nuovo, molto semplice, molto economico sia per voi che per il cliente. Lo riappoggiamo nella sua sede, prendiamo il flat, lo colleghiamo e non lo biadesiviamo, perché se non va bene, chi ci vende i ricambi non ce lo cambia. Quindi ricollego questo qui, ricollego il flat dell'LCD, così lo proviamo. Ok, facciamo una sorta di montaggio, ecco, così così, ecco, così, questo lo colleghiamo qui, ecco,
devi fare un clic, mi raccomando, clic, l'ha fatto. Ovviamente il cavo tenderà un po' a non entrare perché deve seguire queste piegature qua. Non so se riuscite a vedere, quindi qui va piegato il cavo. Se no non c'entra. Ci aiutiamo con un po' di colla che c'è sotto già e poi qui lo giriamo. Deve fare sempre un clic, mi raccomando. Cosa facciamo adesso? Lo proviamo. Come ci colleghiamo la batteria, così, sempre appoggiandola, e calziamo sul tasto d'accensione. Già se si accende, vuol dire che funziona. Dopo proviamo anche i tasti e il caricabatterie, che adesso ovviamente non ho sotto mano il cavetto micro USB per provare il connettore, visto che abbiamo cambiato anche il connettore. Ci siamo quasi, eh. Adesso si accende. Io nel frattempo prendo un cavetto. Ovviamente non c'è mai il cavetto di ricarica. Vabbè, prendiamo su un altro. Chiudi. Ok. Cosa proviamo adesso? Il bilanciere del volume. Di solito questi ricambi qui funzionano sempre, però funziona, lo abbassiamo e quando mettete sempre un po' in posizione prima di schiacciare, adesso abbassa, di qua dovrebbe essere la fotocamera, programmabile questo, ecco, sì, apre la fotocamera e qui il blocco, quindi questo funziona. Adesso vediamo se carica. Ovviamente il cavetto non arriva, ne vado a prendere un altro. Adesso dobbiamo provare se funziona il fletto sotto. Ok, il fletto funziona. Qui mi dice che sta caricando, anche il mio macchinario mi dice che sta caricando, mille notifiche, ok, tutto funziona. Ci resterebbe da provare Cortana per vedere il microfono, perché in questa basetta c'è anche un microfono. Ciao Cortana, mi senti? Ok, forse ha bisogno di connessione. Proviamo qui. Dov'è l'audio? Ecco. Ciao Cortana, mi senti? Ciao, mi hai scritto? Ok, microfono non lo possiamo provare così, arrivano mille notifiche e qui non si riesce a provare. Proviamo a scrivere un messaggio. Ciao, 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 però già qui riesco a vedere, che il microfono funziona perché così non ha nulla. Appena parlo, come vedete, qui aumenta il grafico, quindi per me è a posto. Adesso lo spegniamo e andiamo al montaggio e vediamo come montarlo al meglio. Quindi usiamo il tastino, lo spegniamo, ok, aspettiamo che si spinga. Avevo smontato prima per controllare tutti i componenti. E poi ho ordinato i componenti nuovi, quindi scolleghiamo la batteria e procediamo con il fissaggio del flat, del tastino d'accensione, volume e quant'altro. Come procediamo? Lo scolleghiamo intanto da una parte e andiamo a togliere tutto quello che è il biadesivo, aiutandoci con un cutter tipo questo. Quindi questo. Così. Andiamo a chiudere solo perché ecco qui, questo
questo si deve togliere, ecco qui, ok, questo tolto. Poi vi ricordate la piegatura che avevamo fatto all'inizio qui? Ok, questo ci deve essere. Poi ci aiutiamo con qualcosa di plastica per non rovinare il flat, quindi andiamo a piegare qui. Ok, una volta piegato qui, stiamo attenti che non ci si incolla il flat. Ok, così non è facile, non fare incollare il flat. Lo facciamo a mano, forse è meglio. Ok, sì. Cerchiamo di seguire quello che è le linee guida del vecchio adesivo, che è così. Come potete vedere, il vecchio adesivo è così. Qui c'era un foro a posto. Qui lo stesso, vedete. Ok, quindi andiamo all'incollaggio, forse un po' storto, quindi un po' più di qua, senza forza, è storto. Ok, qui lo pieghiamo sempre qui e andiamo a stendere tutta la superficie cercando di evitare le bolle che si possono formare. Ok, poi ricolleghiamo questo qui. Lo scolleghiamo, prima colleghiamo questo e fare clic, ecco, magari non si sente, anche per togliere fa clic. Ok, lo rincolliamo, quindi ci teniamo un po' più qua, come vedete qui c'è una sorta di linea guida, quindi ecco, un po' più qua, basta poco per non farlo andare, o farlo andare storto, tipo adesso. Ok, andiamo più in là. Ok, vediamo, sì, ci siamo. Ok, ok, questo è collegato, questo è collegato. Ecco qui. Mi raccomando, non deve fare le bollicine sotto. Questo lo mettiamo qui sotto. Ok. C'è da collegare qualcosa? No, deve entrare nel foro. Questo qui. Sotto c'è un pirulino. Ok. Una volta fatto ciò, possiamo andare a togliere il adesivo dietro ad ogni tasto. In questo modo. Dopo smontiamo un P9 Lite e sostituiamo il touchscreen. Ok. Intanto sto preparando la macchina. Che riscaldo, quindi togliamo tutti questi pezzetti sempre aiutandoci con qualcosa tipo questo cutter. Ok, siamo quasi, ecco qui, ecco, dopo c'è un foro, quindi vi aiuta. Tolti. Quindi adesso con l'aiuto di una pinzetta magari curva ci andiamo a delineare tutti i tastini, ecco qui, così. Anche qui conviene comprare tutto il flat che sostituire il tastino, perché per quello che costa, ragazzi, ecco. Una volta che siamo sicuri che è tutto collegato bene, andiamo a piegare qui dove c'è quest'icona qui. Poi questo deve rientrare qui dentro, così, come vedete ci sono i buchi e sono gli innesti, non si vedono forse, però ci sono, quindi mi aiuta molto. Ecco, il tastino funziona perfettamente. Andiamo a piegare questo qui dove c'è la lineetta, vedi? Qui. Ecco, perfetto, così. La stessa cosa con quest'ultimo. Andiamo a centrare i buchetti, che sono questi, che sotto c'è un pirulino nero. Proviamo il tastino. Ok, ok, andiamo giù sempre dove è questa linea grigia o bianca, si è bianca. Adesso controlliamo che non ci siano bolle, ci facciamo aiutare da questo attrezzino qui per mandarle fuori. Poi
Visto che la batteria bisogna rincollarla e adesso sappiamo che funziona, vi consiglio la colla B8000 T8000, molto liquida, beccuccio corto e si incolla bene. Cosa facciamo? Andiamo a sostituire quello che era prima l'adesivo gommato bianco, ecco. Così, poca, basta poco così, poi scoppo un po' qua. Rimettiamo il tappo, quindi senza schiacciare tanto, ma basta poco. Quindi adesso abbiamo finito, ma manca il cavo d'antenna. Scusate, me l'ero perso. Quindi aspettiamo anche che si asciuga un po' la colla e dopo si appiccica bene. Quindi colleghiamo il cavo d'antenna, piano, facciamo passare dentro sti filetti, i filetti sotto questi di ferro, così, 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 ecco così. Le fa tutti questi passaggi, mi raccomando, non so se si vedono, vabbè, comunque, questi sono i passaggi, qui deve passare qui dietro. Facciamo passare dietro qua, quindi qui, poi qui, così, sono quasi, eh. Preoccupate per la colla, non si asciuga così facilmente. Anzi, è meglio tenerla un po' così. Allora, questo filo qui, facciamo passare di qua. Questo, facciamo passare di qua. E non va bene. Perché non va bene? Questo dovrà passare direttamente di qua, no, questo passa di qua, questo passa di qua, questo passa qua sotto, ecco, c'è qualcosa che non va, ma perché forse ci devo calzare un po' di più, ecco così. Certo che mettere la colla prima sì, non succede nulla, ma in realtà dà un po' fastidio, ecco, perché c'è paura sempre di sporcarti le mani. Non tanto perché si sporcano, perché dopo si puliscono, e che si sporca anche il telefono, l'elettronica, e sempre tenere le mani pulite è cosa consigliata, ecco. Qui, qui, e questo qui. Ecco, tic, deve fare proprio questo rumorino. Quindi ci assicuriamo che tutti i fili sono passati nei loro foretti, nelle linee guida, se vogliamo chiamarle così, e le masse ci sono tutte a posto. Adesso possiamo collegare la batteria. Cavetti collegati, tutto collegato, qui è tutto a posto, facciamo una controllatina. Ok, adesso possiamo collegare la batteria in questo modo. Tic, questo rumore è pazzesco. Perfetto. Prendiamo tutte le vitine. Mi ero conservato in questa bustina in attesa che il cliente mi confermasse la voluta riparazione dello smartphone. Sì, io penso che se si fanno sempre prezzi, diciamo, in linea, il cliente cercherà sempre di riparare il telefono. Però, ovvio, laddove sia possibile che il ricambio costa poco come questi due. Quindi una vitina, vite non scende come mai, forse non è la sua, no, non è il cacciavite il suo, dovrebbe essere questo, no, eccolo qui, questo è il cacciavitino suo, che è un Torx T4 per 25 mm. Ok, una volta collegata la base, io penso che siamo quasi che a posto. Prendiamo quest'altra base. Come vedete è molto semplice, si collega facilmente. L'unica cosa è che quando scollegate questo componente qua, qui ci sono linee guida per scollegarlo, quindi dovete fare tic tic con questo qui dentro. Dovete fare leva qui, in questi agganci, no? Da collegare
così alla casaccio, ci sono proprio gli agganci, ecco. Controlliamo che sia tutto collegato, tutto collegato, tutto collegato, tutto ben chiuso e salvo. Le viti sono tutte uguali, quindi non le mettete, mettete, va bene. Se iniziate a croce è meglio, non stringendole, quindi arrivando quasi in fondo ma non stringendole. Questo vale per tutto, la meccanica, un po' per tutto. Mettere le viti a croci incide una buona chiusura di tutto il perimetro senza stringere. Quindi, una volta messe queste, mettiamo anche quelle al centro. Ripeto, sono tutte uguali. Ecco così. Adesso possiamo anche stringere sempre a croce le viti. Una vite alla croce, però dai, non fa niente. Se era una testata di una moto o di una macchina, era grave. Ok, andiamo a collegare tutte le viti. Io vado di fretta perché mi serve andare di fretta. Voi prendetevi tutto con calma. Ci siamo quasi. Ovviamente questa guida vuole essere d'aiuto a chi non l'ha mai fatto. Stringere dopo. Ok, perfetto. Diciamo che questo lavoro è finito. Adesso ci mettiamo la data di oggi, così da poter dare un mese di garanzia, che non è tanto, ma anche pochissimo, giusto? Oggi è il 08, festa della donna, auguri a tutte le donne, mamma mia, 27 minuti, 03, 17, anche perché oggi la team mi ha regalato 8 giga per la festa delle donne. Li consumeremo tutti a caricamento su YouTube di questo video. Un mese G, un mese di garanzia. Lo richiudiamo, lo riproviamo. Passiamo già al P9, perché vado di fretta, non c'ho tempo di pulire, non c'ho tempo di fare nulla. Ok, P9 Lite, sostituzione touchscreen LCD. P9 Lite, vediamo, questo lo vediamo in un altro video, tanto metto il telefono sulla macchina per scaldare il perimetro posteriore per andare a togliere poi quello che è la back cover. Vediamo ragazzi, se si accende lo vi lascio, chiudi, ok, perfetto, vediamo se si carica. Ok. Sì, ci vuole un po', ma si carica. Volume, ok, volume basso, ok, tasto la fotocamera, ok, scatta pure le foto, cosa vedete qui dovete? Spingo, ciao ragazzi, ci vediamo al P9 Lite.